Per dare una svolta al franchise, con Trials Fusion il team di Redlinks opta per un'ambientazione fantascientifica. Così, gli ambienti sporchi e fangosi che hanno caratterizzato i precedenti capitoli si fanno più puliti, con lucide piattaforme di metallo, vetro e luci colorate, per degli scenari affascinanti e molto ben realizzati. Il principale focus di Redlinks è migliorare ulteriormente il gameplay e portare la fisica a dei livelli mai visti prima, anche grazie al nuovo team, oggi composto da circa 100 elementi tra designer e coder. La mappatura del controller proposta da Trials Fusion non potrebbe essere più semplice ed intuitiva. I due grilletti controllano l'andamento del mezzo su due ruote, lo stick analogico sinistro modifica la posizione del busto, mentre la levetta destra gestisce il resto del corpo, permettendoci elaborate evoluzioni acrobatiche quando siamo sospesi tra una duna e l'altra. Per padroneggiare al meglio Trials Fusion è necessaria un po' di pratica, dosando attentamente la pressione dei pollici sugli stick analogici. Se all'inizio saremo facilitati da motocicli più pesanti e quindi facili da controllare, procedendo nel gioco avremo necessità di mezzi più veloci e adatti agli stunt più complessi. Proprio come nei vecchi capitoli di Trials, si partirà da una due ruote generica e ben bilanciata, non molto veloce ma semplice da portare, fino ad arrivare alla bicicletta BMX per la quale è indispensabile moltissima pratica. Tutti i mezzi messi a disposizione sono già equilibrati e ben bilanciati, nonostante i lavori di rifinitura e di ottimizzazione del gameplay siano tuttora in corso. Il parco mezzi non è molto ampio, ma in compenso è possibile customizzare la nostra due ruote in tutto e per tutto, dalle componenti fino al colore. Ovviamente la personalizzazione non si limita al solo motociclo, ma è estesa anche al nostro alter ego virtuale. La curva di apprendimento è meno ripida che in passato, ma è altresì vero che i livelli sono davvero tantissimi, suddivisi come sempre in segmenti che assecondano ambientazione e difficoltà. Si parte dalle ambientazioni fuoristrada classiche, catalogate sotto etichetta Easy, giungendo a quelle urbane più lunghe e complicate, che riconosciamo per il tag Extreme. Alle corse normali si affiancheranno le sfide acrobatiche, che ci chiedono di eseguire il maggior numero di trick nel tempo prestabilito. Ma non è finita qui, in alcune mappe avanzate saranno disponibili delle sfide extra, attivabili mediante trigger, o conseguibili solo giocando il livello in maniera alternativa. Giocato con la mentalità agonistica di un hardcore gamer, Trials si trasforma in una vera e propria sfida, nella quale il giocatore dovrà memorizzare ogni singolo passaggio del difficile percorso, così da superarlo nel minor tempo possibile e con il minor numero di errori. Con Trials Fusion ci troviamo di fronte ad un gioco adatto ad un pubblico eterogeneo, tanto al casual gamer quanto all'hardcore. La nuova IP di Redlinks è la naturale evoluzione del franchise Trials, e la principale innovazione di questo episodio arriva dal motore grafico rivisto e corretto, in aggiunta ad un gameplay competitivo adrenalinico, con una longeva campagna per il giocatore singolo ed una modalità multiplayer in locale e online. Le premesse sono molto più che interessanti, e il nostro consiglio è di tenere davvero gli occhi puntati su questo corsistico arcade.